l'ultima edizione di oggi del nostro telegiornale, dunque le ultime notizie in merito alla fuga dei due attentatori del settimanale satirico francese, la strage, lo ricordiamo, di mercoledì nel quale hanno perso la vita 12 persone e ha causato il ferimento, per fortuna in maniera lieve, di altre 8. Dunque la situazione aggiornata a quest'ora è la seguente: sono circa 88.000 uomini che sono stati mobilitati per dare lo scacco definitivo ai due fratelli Franco Algerini, autori della strage. Sarebbe stata, tra l'altro, una falsa pista secondo la quale i due presunti terroristi dell'attacco si sarebbero barricati in una casa vicino a Crépy-en-Vallon, lo dicono fonti della gendarmeria. La caccia all'uomo si concentra comunque nella campagna della regione della Picard, ad una sessantina di chilometri da Parigi. Tra l'altro c'è anche da dire che anche oggi in Piazza della Repubblica, nella capitale francese, si sono radunate moltissime persone per esprimere la solidarietà ai giornalisti sopravvissuti della redazione. Intanto ci sono stati anche altri episodi che hanno turbato la giornata di lutto nazionale in Francia: sono state lanciate granate contro una moschea nel nord della Francia. Tutti gli accessi a Parigi sono bloccati dopo la segnalazione dell'auto con i presunti terroristi a bordo, che pare sia diretta verso la capitale. Per ciò che concerne le indagini, si stringe il cerchio. Nella notte a Reims sono stati effettuati diversi arresti, ben 7 persone, tra cui colui che è sospettato di essere l'autista del comando. Quindi la situazione è ancora in completa evoluzione. Tra l'altro, ieri sera si è consegnato alla polizia il più giovane dei tre banditi che hanno appunto effettuato questa orribile strage, spiegando di non essere implicato nella vicenda. Bene, per questa sera noi ci fermiamo qui, ma naturalmente anche domani proseguiremo ad informarvi in maniera tempestiva su quanto sta avvenendo. Prossimo appuntamento con l'informazione di Speciale News, domani mattina alle 8:30 con un nuovo giorno. Grazie per l'ascolto e buonanotte.